Signore e signori, Joe Bastianich. Che succede? Siamo in tema, ciao. Interpretazione del nostro pirata, aiuto. Sì, stiamo un po' in tema. Cosa è successo? Un orzaiolo. Orzaiolo? Orzaiolo. Ho appena imparato quella parola. E quindi ora starai col cappello e la benda? No, beh, la benda sera. Perché se la tolgo è un film di Dario, no? È un orrore. Come stai? Bene, però voglio vederti. Ti vedo molto bene. Voglio vederti. Beh, possiamo dai, togliamelo il cappello. Beh, anche lo toglio eventualmente, mi devo abituare un poco. Va bene, dai, ti do un po' di tempo per abituarti. Come stai? Io sto benissimo. Sei sempre più bella. Ah, grazie, bello. Bene, sì, dai. Hai il lucida labbra rosa, lo sai? No. Il vostro è truccatissimo, ah, non sì. So. Mi hanno dato questo rossettino. Forse, no, forse del bacio, mi hai dato un po' del tuo. Io? No, sì, non ti ho baciato. No? Dai, non fare quello che viene. No. Beh, scusa, si vede il rosso perché... Un po' di rosa, ma non stai male. Sono un po' stupita da questo tuo... No, guarda, lo tolgo, ma mi metto gli occhiali, perché veramente è una cosa che... Un orzaiolo, quindi è un occhio rosso. No, sì, no, ma sì, tienilo sì. No, 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 ma stai così, così stai bene. Lo tolgo. No, non metto gli occhiali, non si vede niente. Guarda che non si vede assolutamente... Così, no, meglio. Ma io voglio vedere i tuoi occhioni azzurri. Bene, ti prego. Dopo, andiamo adagio. Mi fa soffrire. Giuseppino. Allora. Come lo chiamava la nonna, sì. Anzi ti chiama ancora la nonna. Ancora, 94 anni e sono ancora il Giuseppino. Il suo Giuseppino. Ma è vero quello che dice il tuo socio Mario? Ho letto tutto qui, Tu non ce la fai a non essere sincero. No, ho quel difetto. Hai quel difetto. Infatti io dicevo, beh, questo sarà un libro un pochino più pettinato, adesso che è diventato così famoso, vedrai che... E invece no. Guarda, io ho avuto tutta la fortuna di avere un coautrice, Sara Porro, che è un'amica... Deve essere una ragazza molto spiritosa. Molto spiritosa. Si capisce da come scrive. Più di quello, siamo amici, ha vissuto la mia realtà italiana con me... E tramite le sue parole, il suo italiano, perché ovviamente io non riuscivo a scrivere un libro così in italiano, siamo riusciti a comunicare il spirito del Giuseppino, che è una storia di un ragazzo italoamericano nato in New York negli anni 60, cresciuti da una famiglia italoamericana, immigranti dopo la guerra a New York, è un po' la storia di questo ragazzo che cresce in varie fasi della sua vita, a varie realtà, che arrivò qui adesso in Italia ad avere un'altra realtà diversa. Sai perché ti dicevo che non ce la fai a non essere sincero? Perché Sara descrive il suo incontro con tua madre, Lidia, che cerca di spaventarla e dire «Ehi, non dite cose che non vanno dette in questo libro». Invece poi, cioè, nelle prime pagine c'è lei che intervista il tuo socio Mario e gli chiede... Dici qualcosa dell'evoluzione del rapporto di... Ma Mario parla solo di prosciutto, ma di condimenti, prosciutto? No. di come si cucina la pasta. Lei gli chiede, ma l'evoluzione del rapporto di Joe con l'Italia? E Mario risponde, 5 anni fa nessuno gli lanciava le mutande, adesso gli lanciano le mutande. È una fortuna quella. a me, peggio dell'alternativo. No, meglio dell'alternativo. Cioè, tu preferisci adesso? Cioè, è metaforico, spero, sta cosa delle mutande. Sì, metaforico, sì, no? Ovviamente. Non è che ti lancio veramente mutande. Però, cosa vuol dire? Che piace alle donne, che ti vengono a cercare? Non so, cosa pensi tu? Io sono super partes. No, ma sei una giornalista, ovviamente segui un po' la situazione mediatica. Sì. Ho successo nel con le donne, secondo te? Allora, siamo sinceri. Sì. Tra i tre giudici... Diciamo, quello che fa un po' più è forse Carlo Cracco. Mm. Però, se tu ti togli il cappello... I gusti sono come un'altra cosa, tutti ce l'hanno uno. I gusti sono questi. Se tu togli il cappello, secondo me potresti acquistare... Beh, togli il cappello. Togli questo cappello. Togli anche gli occhiali, non si vede niente.
sono le luci che un po'. Sono sincera, è brutto, è veramente brutto. Io capisco che tu lo senta, ma non, okay, non si vede. Mi spogli, dai. Continuiamo. Okay. Così già ti riconosco. Joe, ciao. Buonasera. Benvenuto alle Invasioni Barbariche. Allora, il tuo italiano intanto mi sembra molto migliorato. Sto lavorando, mi impegno. Studi? Beh, anzi un po' pratico, poi ho la fortuna di collaborare con tanti autori e autrici che mi insegnano e ogni anno cerco di diventare sempre più bravo. Va molto meglio. L'inno molto di Mameli, meglio dell'inizio. L'hai imparato? Lo sai, l'inno di Mameli. Chi? L'inno di Mameli, Fratelli d'Italia, devi impararlo? No, non lo sai, no, quello? Non lo so. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta? No, non so. Non lo so. Io sono americano. Sono... Beh, insomma, sì, sei americano, però è la mamma italiana. Oddio, anche l'italiana fino a un certo Italo-americano. Punto. Italo-americana, la nonna, poi anche lei fino a un certo punto. No, è molto interessante la storia della tua famiglia. Perché tra l'altro viene da un posto che non c'è più, non è più come il posto che loro hanno lasciato. Quindi tu sei un po' un apolide in un certo senso. E qui si racconta un po' la storia dell'immigrazione istriana nel mondo, che è una storia poco conosciuta. Sono 250.000 persone dopo la guerra che sono scomparsi in tutto il mondo, New York, Australia, Toronto, che adesso ritornando non hanno un paese, non c'è un posto, non c'è una terra loro. Allora... È una cosa che questa gente, secondo me, la tendenza di famiglia, di tradizione è molto importante, perché anche l'immigrante calabrese o siciliano torna e c'è Sicilia e Calabria. Invece loro non hanno più un posto. Non c'è la istriana italiana, allora non c'è più il posto, allora c'è solo la memoria, il cibo, la musica di questi posti e lo tengono come un tesoro. Racconti che tu da bambino odiavi l'Italia. Se ti dà fastidio metti gli occhiali. Metto un altro. È un racconto un po' strano, sì, perché negli anni 70 il mondo dell'immigrante era un mondo difficile, nel senso che io da bambino, come tutti i bambini, volevo assimilarmi a tutti gli altri. E noi in famiglia avevamo una esistenza molto diversa, nel senso che, come è scritto nel libro, la casa gestita dalla nonna parlavano il triestino con me, avevano l'orto, producevano il vino, sai, tutte queste cose... Avevano i peli sotto le ascelle. Sì, anche quello. Tutte le cose che potrebbe essere molto imbarazzante per un ragazzo che vuole assimilare a tutti gli altri ragazzi, che avevano una vita più pulita, perfetta, esteticamente curata, e nostra era un po' più... Cosa c'era nel tuo panino della merenda a scuola? La tripa. Bagnata. E tu invidiavi gli altri bambini che avevano la merenda di plastica? Facevano la classica merenda che mangiano tutti, la marmellata con burro di arachidi col pane bianco, che era quello che mangiavano tutti gli altri. E noi si mangiava il prosciutto, si mangiava la parmigiana di melanzane, tutti questi cibi un po' strani, molto profumo, molto unti, bagnati. Per un bambino di 8 anni un disastro sociale, no? Tu arrivi al tavolo con gli altri bambini, tiri fuori un panino di tripa, ti mollano il tavolo, stai lì da solo, no? È vero che una volta tua madre ti ha colpito con la scopa e la nonna ha detto: lo hai ammazzato con tutto quello che abbiamo speso per farlo studiare. Sì, è vero. E invece sono ancora qui. Ma è la cultura anche lì dei immigranti, questa gente, se tu pensi, la nonna, il nonno hanno partito da immigrati dopo la guerra lasciando tutto, arrivando in America grazie alla carità cattolica che hanno dato i primi $25 per un albergo, ho trovato lavoro per il mio nonno. Allora questa è una storia drammatica, nel senso che gente che... hanno il coraggio di lasciare tutto in cerca di un'altra vita, di un altro mondo, non conoscevano nessuno e sono stati ospiti dell'America, anche tanta gente che hanno dato tanto per aiutarli. Allora, secondo me, una persona che ha affrontato anche la fame dopo la guerra e queste cose ti cambia in una maniera molto fondamentale.
Allora questo senso di guadagno, questo senso di risparmio, rispetto per i soldi, rispetto per quello che ti danno gli altri, è una cosa che diventa molto ingranato nel se stesso delle persone. E uno che cresce in quel ambiente ovviamente ha un effetto sulla persona che diventi. E il Giuseppino racconta quello, no? Nel senso che io sono convinto che noi come persone siamo l'accumulazione delle esperienze che abbiamo avuto nella vita. E le mie esperienze erano quelle lì, e le racconto un po' in realtà come sono successe. Di cos'altro ti vergognavi, oltre che del panino con la trippa? C'è la nonna. La nonna Erminia. Anche negli anni 70 i genitori dei miei amici erano, non so, dottori, dentisti, fiscali, e il lavoro di ristorantore era un lavoro molto di vergogna, perché facevano solo i migranti, non era un bel lavoro, non era come adesso che avere un ristorante molto figo, eccetera, eccetera. Io ero imbarazzato a dire agli altri amici che i miei genitori avevano un ristorante, perché era un lavoro molto umile, del servizio al cliente. Era un lavoro di persone generalmente non educate, è un lavoro molto di basso livello. Ovviamente ha cambiato il mondo tantissimo in 30 anni, ma all'inizio ero molto imbarazzato. Poi di i figli si vergognano spesso dei genitori. Cos'è che ti ha detto tua figlia quando le hai proposto di accompagnarla a un concerto? In inglese, sì, mi ha detto che you're a loser. Sei uno sfigato. Sono sfigato. Io non sono sfigato, io sono musica, ho un programma televisivo, sono molto cool. Ho detto no papà, tu sei un loser sfigato. Ma cioè non voleva farsi vedere in giro con te. No, ma io sto ancora cercando di convincerla che non sono un sfigato. Penso che arriverà. Perché ti vede come uno sfigato? Solo perché sei suo padre? Io non mi vedo come uno sfigato. Lei perché, non so, forse anche alla fine lei nel suo cuore sa che io non. Forse il papà del suo amica che lavora in borsa è molto più sfigato di me. Ma concettualmente lei ancora mantiene che io sono sfigato, anche forse se sa che non sono veramente uno sfigato. Ma i tuoi bambini cosa pensano di te? Ma non credo che quanti pensi anni che hanno? Sono sfigata proprio. Quanti anni hanno? Quasi 18, quasi 12. 12, allora... Oddio, magari lo pensano, però sì, ma non ti dicono. Dicono che sei brava, sei... No, magari non dicono niente. Sono molto critici i bambini dei genitori. Lo so. A proposito di Wall Street, tu ci hai lavorato a Wall Street, per un anno? Sì, ho fatto un training program. Ma eri proprio così, doppio petto, tutto... Era proprio il momento dove è stato girato il film Wolf of Wall Street. I primi, ultimi anni 80, io sono andato all'Università dei Gesuiti, studiato teologia, ero pronto per diventare un prete, poi a un certo punto mi sono convinto che dovevo fare i soldi. E tutti che guadagnavano soldi lavoravano in borsa. Allora ho fatto un'applicazione, sono andato giù a lavorare in questo Merrill Lynch per fare il training program, sono stato neanche un anno, poi ho capito che non era la strada per me. Perché? Perché era un mondo molto diverso mi mancava molto la sensibilità della nonna, della mamma, del ristorante, di questa essenza di famiglia, anche di essere imprenditore. E ho detto, devo trovare una strada dove posso io gestire da solo il mio futuro. Non mi stava che qualcun altro potrebbe decidere il successo che avessi io nella vita. E da quel punto ho lasciato, mi sono trasferito in Italia. Ti racconti in Giuseppino che hai fatto questa fuga in Italia. Una fuga in Italia. È un viaggio un po' da hippie. Hippie, sì. Adesso non vorrei fare la sera della propaganda delle droghe, però anche tu racconti che fumavi le canne. No, le fumo ancora. Ah, sì, vabbè. D'altronde... In America è legale adesso, sta diventando un po' legale, in Colorado, California è legale, Washington State. Fumi ancora le canne? Sì, qualche volta. Comunque, nel contesto più grande, se tu guardi, puoi essere contro marijuana, contro alcol. Secondo me, ho vissuto un po' la vita, l'alcol fa molto più male alla gente, alla società, che la marijuana, se guardi il contesto globale.
è una droga che esiste nella natura e non dico che tutti devono usarla, ma se ci sta, qualcuno fa il piacere, anche giusto secondo me, che è una cosa che è gestita dallo Stato, come state facendo adesso in America, non è molto diverso di alcol alla fine, secondo me. Beh, tu tra l'altro racconti che bevi anche una bottiglia, cioè una bottiglia di vino al giorno per te è normale. Non solo per me, per tante persone. Sì. No, ma guarda, la bottiglia sono 4 bicchieri. Se fa uno a pranzo, 2 a cena, un bicchiere quando guardi Invasioni Barbariche ti fate fuori una bottiglia. Non sei neanche imbriato, no? Non è tantissimo la quantità. Torniamo a quell'anno, al tuo viaggio on the road in Italia. Mm-hmm. In macchina, ti fermavi, hai girato un po' dappertutto. Sì, ho fatto da Friuli, iniziato a Trieste, dai miei. Cosa cercavi? Cercavo un senso della mia vita, dove dovevo andare, cosa dovevo portarmi avanti nella vita. Cercavo di trovare amore, di trovare passione, di trovare qualcosa, secondo me, in quel periodo già capivo che l'Italia, nella sua cultura, nelle sue persone, nella cultura specialmente di cibo, di vino, che già era abbastanza inserito, poteva offrire qualcosa a me molto valido, e cercavo quella strada giusta. Ho letto che con le ragazze non andava molto bene in quel periodo, solo le olandesi, le australiane. Il ragazzo italiano è difficile con le ragazze giovani italiane. Provavo, ma... Non piacevi? No, non andava bene. Perché, secondo te? Perché le ragazze italiane giovani a quel punto sono un po' anche difficili. Anche tu eri giovane, 20, 22 giovane, anni. Sì, ma io ero ambizioso, giovane e ambizioso. Non so, era forse una cosa culturale, forse non avevo, anzi sicuramente se parlo male adesso, immagini 20 anni fa come parlavo male. E forse era un scambio culturale, non riuscivo a capire la cultura di una ragazza di 18 anni nel 1989 in Italia, perché io venivo da un'altra realtà completamente fisicamente diversa. Fisicamente eri come adesso? No, ero un po' più ciccione. Tu hai perso 30 kg, giusto? Mm-hmm. Ma di questo abbiamo parlato l'altra volta. Ti ricordi quando sei venuto con i tuoi colleghi? Pare, guarda, ti risparmio anche la foto di quando eri grasso, sennò dicono che ce l'ho sempre con... Però è affascinante, insomma, 30 kg vuol dire un'altra vita quasi, almeno dal punto di vista della percezione di te. Sì, la gente cambia nelle vite, arrivano a quei punti che decidi di cambiare la vita. Per me era una questione di salute, ho iniziato a correre, a fare maratone, triathlone, Ironman. Ironman, adesso ne parliamo, la pubblicità e torniamo con Gio Bastiani. In provvista su Goderica ci sono tanti, tanti pomodori. Su Derica non si può fare confusione. 5 volte più grande, 5 volte più fresca. Frischi XL senza zucchero. Frische! Non temere di aprir bocca! Solo SUV vi dà tutto, sempre e solo a 11.900 euro. Nuovo Dacia Duster, quello che tutti ci invidiano. Dacia. Scopri tutta la gamma Dacia, l'unica 100% GPL, sabato e domenica. Caro Immobiliare.it, ci serve un appartamento più grande. Mamma, Sofia mi parla. Sì? Vuole una cameretta tutta per lei. Sofia vorrebbe vivere vicino all'ufficio di papà. Così torno prima da lei. Finalmente sola. Vogliamo anche un terrazzo? Con Immobiliare.it trovi la più grande offerta di immobili e ogni ricerca è come una visita fatta di persona. Immobiliare.it, il numero uno per vendere e comprare.
Riattiviati dopo le feste tra cenoni e piatti leggeri della mamma. Ora mi sento così. Tra le mie buone abitudini, Attivia. Perché le portiere delle auto sono così poco protette? Cosa? Citroen C4 Cactus, l'auto che risponde alle domande di oggi. Finalista del premio auto dell'anno 2015. Tua da 100 euro al mese con formula Simply Drive. E dopo due anni sei libero di sostituirla, tenerla o restituirla. Scoprila anche domenica 25. Paolo ne ha affrontate di sfide, ma mai come queste. Con un piccolo aiuto, però, ce l'ha fatta in tempo record. Naviga alla velocità del 4G Vodafone. Con soli 10 euro hai 2 giga al mese per 3 mesi. A volte può bastare poco per liberare il naso chiuso. Uno spruzzo predosato di Rinazina. Rinazina spray nasale. Libertà in un gesto. È un medicinale a base di nafazolina, indicato per adulti. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Campari Soda, piacere di conoscersi. Amore. Subito. No! Nuova Fiat 500X, più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Il crossover Fiat, disegnato, progettato e costruito in Italia. Provala sabato e domenica. Filler Venus, il nuovo antirughe intensivo, oggi con acido ialuronico puro. Ripara le rughe, ridensifica i tessuti, rimodella l'ovale. Filler Venus, la nuova giovinezza della pelle. Venus, e sei subito bella. Da non credere. Cosa? Oggi puoi pagare la polizza auto a rate mensili. E a costo zero! A costo zero! E io sono il Mago Silva! Con Unipolsai Assicurazioni paghi la polizza auto a rate mensili senza costi aggiuntivi. Chiedi un preventivo gratuito su polizzatassozero.it o in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Festeggia il compleanno di Unipolsai. Puoi vincere la tua polizza auto. Sembra incredibile, ma i sintomi dell'influenza femminile e maschile sono gli stessi. Vivin C agisce contemporaneamente sui sintomi influenzali di tutti. Vivin C è Menarini. Costume National Seduction is an Attitude. Gamma da 9.950 euro. Renault Drive the Change. Se hai un incidente e chiami Genial Lloyd al telefono o con l'app, hai un esperto incidenti che ti segue come un amico invisibile. E puoi risparmiare sulla polizza auto. Fai un preventivo. Conveniente, sempre presente. Genial Lloyd, una società Allianz. Prima di sottoscrivere, leggi il fascicolo informativo. No! Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo con Gio Bastianich, il più bello, diciamolo, perché no, ho visto che no, sei rimasto sono male molto geloso prima, perché tu sì, sei fissato di uno dei miei colleghi, non va bene. Comunque, ma tu lo sai fare. Cerca di recuperare, vai. Lo sai, adesso mi impegno moltissimo. Sì. Lo sai fare lo sguardo alla Cracco? No, non, anche non mi interessa. È tutto suo. Tra l'altro, secondo me tu sei veramente geloso di Cracco. Nel libro scrivi: la prima volta che l'ho incontrato sono stato a cena nel suo ristorante. Odio cenare sottoterra. È vero. Non sarà stato tanto contento di questo. Ma tuo commento. Allora non sta a aprire il ristorante sottoterra. Avrò già tanto tempo da passarci da morto sottoterra. Anche vero. Vabbè. Poi hai criticato le sue verdure essiccate. No, non criticato, commentato, perché sono particolare. Quindi c'è davvero la competizione tra voi giudici? No, non è vero. Sarete amici ormai dopo quanti anni? No, assolutamente. Amici ma competitivi? Non competitivi,
MasterChef, ti spiego, è un programma molto impegnativo nella produzione. Siamo lì 3-4 mesi, 6 giorni su 7, 15 ore al giorno, giornate lunghe, sempre insieme. Sai, tu sai, capisci bene come, cosa vuol dire fare televisione, aspettare ore e ore. Allora, i rapporti sono molto intimi e sono giornate lunghe e succede tutto quel che succede in quella situazione. Del brutto, del bello e del... Non parliamo. Faccio vedere un pezzetto di come sta andando quest'anno. In mezzo c'è anche un po' del tuo filmato on the road, quello molto carino che hai fatto tu. Sì. Guarda. Com'è, buono? A mio avviso sì, perfetto. Primo piatto perfetto della giornata. Mi chiamo Joe Bastianich e come sapete mi occupo di cucina. Ma se devo continuare a fare solo il MasterChef, io moro. Solitamente quando penso ai miei piatti li penso da servire presso un ristorante. E quindi ho pensato... Il pollo è un po' crudo, no? Hai pensato anche a questo? Non sono qui per rischiare il stomaco o la vita per assaggiare le creazioni tue di merda, ok? Sai che noi stiamo cercando tarantole. Non è vero che a volte le donne che vengono pizzicati iniziano a fare balli strani, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Una domanda, dobbiamo mangiare pranzo, dove andiamo? Cosa consigli? Quest'ora, sono l'una e mezza. Non c'è un ristorante a quest'ora? Un ristorante sull'albero. Sul? Sull'albero. Non lo lancia? No. Siamo nel ristorante da Pino, nell'albero. Come ti sembra il piatto? Nel ristorante nell'albero, secondo me, è grande piatto. Il problema con questi, quando li metti così in padella, sono dei elastici. Sai quando ero piccolo ho caduto nella fognatura di maiali? Ero in ospedale per 2 mesi. Lì dentro, fino a qua. Che bella cosa naiorare il sole. Tu sai già chi ha vinto MasterChef. Come fate a non farlo uscire? Cioè c'è un patto, devono pagare dei soldi se salta fuori. Beh, sono come tanti reality che vinci qualcuno non si dice niente perché... Però in Italia sai che si sa tutto. A me piace sarebbe meno divertente guardarlo. A me piace Stefano. Piace Stefano. Stefano è bello, bravo, umile, no? Poi in confronto a voi che siete tutti un po' dei bulli, la sua umiltà è... Interessante. Non trovi? A me mi piace molto, come si chiama, quella che è stata già eliminata, che tu ti è dispiaciuto molto? Viola. Viola sì. Doveva vincere. È stato un peccato. Sì. Vabbè, so che non puoi fare commenti. Volevo fare un gioco stasera con te. Anche io voglio fare un gioco con Davvero? Te. Sì. Wow, non so se è lo stesso. Non dubbio. È che mi è venuto un dubbio se farlo o no per via del tuo orzaiolo, perché è un gioco, ne avrai sentito parlare, sai, nel 97 lo psicologo Arthur Aaron pubblicò un saggio che si intitolava Experimental Generation of Interpersonal Closeness. E volevano scoprire se fosse possibile creare in laboratorio due persone che si innamoravano o magari diventavano anche solo amici, facendosi 36 domande. Il mio domande. Gioco è molto simile, continua. Davvero? Sì. E bisognava farsi queste 36 domande e poi guardarsi negli occhi per 4 minuti. Ora noi, per tempi televisivi, facciamo solo 6 domande, okay. Ci guardiamo negli occhi 10 minuti e poi vediamo se alla fine... 10 secondi, ovviamente, che sono 10 minuti. E vediamo se alla fine è successo qualcosa, ci sentiamo più vicini, più intimi, possiamo diventare Mi amici. Mi posso spostare no, più vicino lì, a te, no? Perché ci dobbiamo guardare. Ok. Allora, le domande, io ti giuro che non ho fatto prove, perché sia io che te dobbiamo rispondere alla stessa domanda. Ok. Sei pronto? Sono pronto. Quindi, chi comincia, tu o io? Io. Ti capita mai
di provare quello che devi dire prima di fare una telefonata? No. A me sì. Per quali cose della tua vita ti senti più fortunato? Della mia famiglia. Questo anch'io, i miei figli soprattutto. Se tu potessi cambiare qualcosa del modo in cui sei stato cresciuto, quale sarebbe? Più paziente. Chi? La tua mamma o tu? Io. Ma qui dice in realtà in cui sei stato cresciuto. Sto stato cresciuto in una maniera che mi rende molto impaziente. E quello è un grosso difetto per me. Io avrei voluto avere la mamma un po' meno ansiosa. Ma tu hai scritto un libro del rapporto con sei tua preparato. Mamma. Se potessi svegliarti domani, avendo acquisito una qualità o un'abilità, quale sarebbe? Di suonare il pianoforte, bene. Io di nuotare bene. Di cosa? Nuotare. Io nuoto bene. Io no. Completa questa frase. Vorrei avere qualcuno con cui poter condividere... la mia passione per musica. E io andare nei bei ristoranti. Perché non hai nessuno che ti porta al ristorante? Ma mio marito non è molto interessato al cibo. Difetto. Dimmi cosa ti piace di me. Sii molto onesto. Di anche cose che in genere non diresti a una persona che hai appena conosciuto. Io farò altrettanto. Hai una eleganza e bellezza che ha un rapporto molto preciso con la tua età, che in complesso è molto bello. E tu sei intelligente, hai dei begli occhi, sei spiritoso e poi sei timido. Questo mi sono piace. Timido. Secondo me sì. Adesso ci dobbiamo guardare negli occhi per 10 secondi. È successo qualcosa secondo te? Sì. Possiamo diventare amici? Iniziamo. Io ti faccio una domanda. Dimmi. Tre domande. Da noi abbiamo un gioco che si chiama Marry, Fuck or Kill. Sono tre. Allora, sposa, tromba o uccidi. Io dico un nome e tu decidi uno delle tre. No, non ci sto. Dai, è abbastanza facile. Devi puoi anche... No, dai, non ci sto. No, sposa, gioco... tromba, uccidi, no? Sì. No. Iniziamo... Lo facciamo dopo in camerina. No, facciamo... perché forse qualcuno anche... che sposare nel senso generale. Ah, ok. Trombare nel senso che... Va bene, che... dai, uno okay. Solo però. Facciamo Diego della Valle. Subito. No, dai, mi è simpatico Diego della Valle, però trombare no. Uccidere sposare no. Sposare neanche, uccidere, non c'è una quarta cosa. No. No, Forse, ok. Fabio Fazio. Ti sei preparato, vero? No, sto pensando così. Va bene, Gio Bastianich. Giuseppino. Hai visto? Tu puoi giocare, ma io no. Grazie, Gio. Grazie, Daria. È stato un piacere, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Giuseppino, Gio Bastianich, signor.